Giovanni Montoro, candidato sindaco della coalizione Sarno in Movimento. Questi dati in questo momento stanno dando al ballottaggio il dottore Giuseppe Canfaro e il dottor Antonio Crescenzo. Che cosa pensa di questi risultati? Penso che abbiamo avuto un risultato eccezionale, penso che stasera festeggeremo perché con delle liste civiche senza nessun simbolo di partito siamo arrivati a poche centinaia di voti dai big, dalle truppe di consiglieri provinciali uscenti, consiglieri comunali. È stata una bella impresa. Anche Renzi ha perso la prima battaglia contro Bersani, però si è attrezzato per vincere la seconda. Quello che posso dire è che per me è un punto d'inizio, non abbiamo dei dati definitivi, perciò stiamo parlando con dei dati che non sono ancora definitivi. Penso che è stata una bella battaglia. Io ho lavorato con intensità, senza offendere nessuno, fanno una scena che a me era pulita, senza nessuna sbavatura. Non mi posso recriminare niente, soprattutto a tutti gli amici e le persone che mi sono state vicino. Adesso vedremo, non so come i dati definitivi andranno a spalmare, se ci sarà questo ballottaggio o no, però sicuramente è un punto di partenza grosso. Io penso di essere stato uno dei candidati più votati in alcune parti delle periferie, come Lavorate, sono uno dei più votati, e il candidato sindaco che si prende un differenziale più alto con le sue liste. Significa che del mio ci metto soprattutto il mio impulso, la mia capacità di fare politica e soprattutto la stima delle persone che mi vogliono bene. Sembra che la città non abbia premiato i rappresentanti in provincia. Un po' è vero, perché coloro che hanno gestito questo paese hanno avuto un ruolo principale, sono stati un po' pioniti, anche se però dobbiamo dirla tutta. Se si prospetta un ballottaggio di questo tipo, abbiamo un ballottaggio fra un ex sindaco e un'amministrazione, un candidato che comunque esprima parecchi consiglieri comunali uscenti, questo lo dobbiamo dire per l'onore di chiarezza. Penso che però una stagione politica questo paese, soprattutto a questa elezione, penso che possa essere messa alle spalle. Dobbiamo lavorare per il futuro. Io il mio lavoro, che la mia proposta, la mia iniziativa politica sarà legata al bene di questo paese. Al di là di chi vince le elezioni, dobbiamo lavorare per una Sarno migliore e per una prospettiva chiara, al di là degli schemi, al di là delle contrapposizioni sterili che non portano a nessuna parte. Questo è il mandato che mi ha dato diverse centinaia di... Io penso che quelle centinaia di persone che mi hanno votato, questo mandato mi hanno dato. Non entreremo a Palazzo San Francesco, ma ci entreremo dalla porta secondaria. Vuol dire che la prossima volta ci entreremo dalla porta principale. Anche se non abbiamo dati definitivi, però un'osservazione è chiara, che chi è stato appoggiato dal sindaco uscente non ha avuto un grosso risultato elettorale, alla luce dei dati che ho, che sono provvisori. I dati definitivi poi potranno portare ad altre riflessioni. Un dato è certo, che sicuramente quella parte di questo paese non ha avuto il consenso che ha richiesto, e penso che le persone abbiano rimodulato quel consenso, perché forse si sono convinti che quell'azione di responsabilità, quel consenso che hanno dato quando hanno eletto il sindaco, non meritava di essere contraccambiato con un altro consenso, e questo penso che abbia giocato un ruolo importante. Pensate che tra le mie liste e la mia coalizione ci sono poche centinaia di voti tra il candidato odierna. Io penso che sia una bella soddisfazione, perché abbiamo fatto campagna elettorale anche con dei metodi diversi, un po' più congeniali al nostro modo di fare politica. Questo è, e penso che sia, il compiacimento di un lavoro fatto per bene, di ragazzi che hanno sacrificato la loro vita per la politica e insieme a me vogliono mettere un punto d'inizio in questo paese.